Un buongiorno da Takayama. Oggi si va a vedere il villaggio di Luca. Non lo so. Non lo sappiamo anche noi. L'uccello dirà il Simone del futuro. Hida no Sato. Grazie Simone del futuro. Bene, partiamo e scopriamo Takayama. Ci troviamo nel villaggio di Hida no Sato, un villaggio antico giapponese veramente bellissimo. E ora lo scopriamo assieme. Ehi, ciao! Ma Marco! In questa casa facevano la polenta. No, non è vero. Lavoravano, esatto, lavoravano il legno qui dentro. Vi è infatti anche un odore di cenere incredibile. Un profumo molto, molto buono. Si vede che in questa casa ci hanno lavorato e ci lavorano ancora, secondo me, tutt'oggi, in alcuni giorni all'anno. Ma guardate che roba, tutto il sottotetto fatto con la paglia, ma spesso saranno almeno 70-80 centimetri di paglia che riparava praticamente questa casa, se possiamo chiamarla così. E la figata è che si può anche salire su di sopra, c'è questo profumo di legno buonissimo. Non ci sono chiodi, è totalmente legno intrecciato con la paglia. Adesso lo faccio vedere meglio. Ci sono i travi principali di legno legati a questi travetti qui secondari, legati con corde di paglia, e essi sono legati a questi travetti verticali, sempre legati con paglia. Questa qua è tutta paglia col soffitto di paglia. È una stalla di paglia dove i briganti di paglia bevono paglia. Non sembra, ma è veramente pesante. Ragazzi, mi correggo, non era paglia, ma è grano. Venivano usati gli steli del grano per fare il tetto. Pazzesco. Incredibile, mondiale. L'utilità di questo cancello. È incredibile quanto siamo sfortunati, perché il nostro autobus l'abbiamo perso per 2 minuti e il prossimo è alle 12.29. Alle 13.30 invece abbiamo il treno, quindi dovremo prendere il bus che ci mette più o meno un quarto d'ora, arrivare alla stazione, fare i biglietti, prendere qualcosa al 7-Eleven e schizzare subito sul treno. Avevamo intenzione di mangiare qua qualcosa a Takayama, ma purtroppo non faremo in tempo. Vabbè, però bellissimo villaggio.
consigliatissimo, veniteci, ne vale la pena. E poi per arrivare qua è compreso il Japan Rail, quindi perché no? E ora il maestro Agnese all'opera. Finito. Questa io la chiamo performance. Arrivati a Fukushima, ci dirigiamo in hotel e poi andiamo a fare un bagno elettivo. E poi ci vediamo domani mattina. Ciao. Buongiorno amici, sveglia di prima mattina per andare a Futaba, la prima stazione che ha reperto dopo il disastro dello tsunami del 2011. Questa mattina faremo Fukushima, dove siamo adesso, fino a Sendai, la stazione principale della JR Line. Da lì, da Sendai, prendiamo un altro JR fino a Futaba. Restate con noi perché oggi sarà una giornata ricca e intensa di emozioni. Ci troviamo a Futaba, la città più colpita dal meltdown, dalla reazione della fusione del nocciolo di Fukushima. Attualmente comunque sia è sicuro, quindi non abbiamo nessun problema, possiamo andare sulla mascherina senza avere nessun problema. Ho fatto una fermata per arrivare qua, che c'è il museo del terremoto. Dietro c'è anche questo palazzone che hanno costruito. C'è il ristorante, ci hanno dato anche un ragazzi. Non ci sono occidentali, penso che qua non li abbiano mai visti. Andiamo a lasciare lo zaino nel locker e poi vi mostro Futaba, che devo dire, pensavo fosse molto più deserta. Ha riaperto solamente a gennaio 2022, che c'erano 70 persone alla stazione ferroviaria, mentre adesso, secondo me, almeno più di un migliaio di persone sono già ritornate a vivere. Alle mie spalle, come vedete, c'è ancora un'autopompa usata dai pompieri qui di Futaba, in cui sono state rilevate 0,6 microsievert. Contando che io sono stato a Chernobyl e nei pressi della Foresta Rossa il livello arrivava anche a 36 microsievert. Abbiamo visto che durante, diciamo così, l'esplosione, se vogliamo così chiamarla, del reattore numero 1 e del numero 3, se non vado errando, qui a Fukushima, il livello di radiazioni presenti nell'aria è arrivato più o meno a un massimo di 3 microsievert, quindi valori molto molto ma molto
bassi, ragazzi. Ovviamente hanno evacuato tutta la popolazione nei pressi dell'area di Futaba e in tutta l'area, poiché non sono pericolosi se uno ci sta una giornata, una settimana, un mese, ma potrebbero diventare pericolosi se uno ci vive 40-50 anni. Fate conto che all'interno dell'area di esclusione di Chernobyl ci sono dei villaggi ancora abitati dalle persone che non hanno voluto allontanarsi dalle loro case, o meglio, sono state allontanate sì per 5-6 anni, di modo che ripulissero tutta la zona, e poi sono ritornati lì a vivere, cioè in villaggi in cui adesso ci sono più radiazioni che durante l'ondata qui a Fukushima. Qui dietro c'è tutto il parco che dà sul mare per venire a fare qui il picnic. Molto belle le immagini che avete visto, molto suggestive e impressionanti del disastro. Ora si va a mangiare qualcosa e poi cerco di farvi vedere qualche luogo abbandonato. Un video simile l'avete già visto a Chernobyl, quindi è la mensa. Questo qua è il cibo di Futaba. Infatti si sta ancora muovendo. No dai, scherzi a parte. Dai, assaggiamo sul classico tonkatsu, riso e salsa al curry dovrebbe essere. Buon appetito. È molto buono. Maiale al curry. E poi una bella cocchina. E perché no un po' di verdurine. Belle radioattive. Ah. Io lo so farlo, bro. Beh, questa devo raccontarla. Praticamente il buon Luca, il grande e potente Luca, è andato a chiedere informazioni, non capendo, non sa parlare né inglese né italiano. Ma che pagliaccio. Figuriamoci se riesce a parlare il giapponese, no? Rabbit, rabbit. E allora ti si fa, guarda, c'è un autobus alle 14:46. Bene. Abbiamo aspettato 20 minuti lì. È arrivato quello del 14:46 e fa: ma no, mostra, ma io non... mostra. Sì, sì. 14:46. Ma io non vado in stazione. Quello che va in stazione arriva dopo. Ok, aspettiamo ancora un minuto. Arriva il mini autobus. Si parcheggia. Noi, oh, strano, perché parcheggia? Subito dopo si slaccia la cintura ed esce. Ma perché? E chiude l'autobus. Ehi, ma dovrebbe partire subito. Perché non parte? Fa: no, no, zio, io ho finito di lavorare. Il prossimo parte alle 15:40. Un'ora. Un'ora ad aspettare. Oh, zio, se mi becco la pioggia, sei un uomo morto. Hai preso il coso apposta per la pioggia? E io non ce l'ho. Mezz'ora a piedi con uno zaino da 40 kg. Sì. Ma poi 4 ore per dormire sul treno. Che culo. E tutto sommato. Noi ridiamo e scherziamo, ma io faccio autostop, non me ne frega niente. Sto portando tutto, prego, fermo. Guarda, ti guardano, fanno cosa, saluti, dammi un passaggio, no? Guarda che roba, ancora con dentro le ciabatte. Mamma, che roba. Siamo all'interno di un complesso scolastico. Hai visto la palestra? Impressionante. C'è ancora segnata, guardate un po', l'ultima volta che hanno fatto rifornimento, l'ultima ha fatto 13,71 litri. Qui, come a Chernobyl, hanno dovuto abbandonare l'area molto velocemente. Infatti avete visto che all'interno della caserma dei pompieri che abbiamo appena visto c'erano ancora all'interno i caschi, le tute dei pompieri. Ma anche solo di fronte c'è la stazione di servizio e anche il distributore delle bibite ferme 10 anni fa. Wow, cioè da pelle d'oca.
Vi avrei voluto portare per più avventure urbex qui, però purtroppo avremmo fatto tardi per prendere il treno e oltretutto è pieno di, non polizia, ma diciamo, chiamiamoli vigilanti che girano con le macchine a pattugliare il territorio, quindi non ce la sentivamo di entrare troppo in posti più, magari molto più fighi, però a rischio di entrare in proprietà private ed incorrere in rischi inutili qui in Giappone, che sappiamo tutti come sono rigide le leggi e noi non vogliamo creare casini. Ultimo giorno qui a Tokyo, domani mattina avremo il volo alle 10.45, quindi non farò più riprese. Posso non solo che ringraziarvi per essere stati in mia compagnia per questa serie di video qui in Giappone, spero che vi siano stati utili. Pubblicherò degli altri video su come preparare una vacanza in Giappone, qualche consiglio che posso darvi. Noi ci vediamo in un prossimo video qui sul mio canale. Saluti da Simone e Luca, ciao raga. Qualcos'altro?